L'idea di questa pubblicazione come nasce? Partiamo da qui. Io mi interesso da molti anni di storia della medicina. Ho iniziato facendo delle pomeriggi in ospedale ai cosiddetti casi clinici. Invece di fare un caso clinico parlavo di casi clinici del passato. E questo negli ultimi 10-15 anni mi ha portato poi a interessarmi sempre di più di questa condizione. Questo, dopo il libro Un consulto clinico 2000 anni dopo, Vita e morte di Alessandro Magno, ho scritto quest'altro libro sulla vita e la morte dei nostri soldati nelle trincee della Prima Guerra Mondiale durante il lockdown del 2020. Ecco, anche perché poi questo libro finisce con la pandemia della spagnola e quindi mi sembrava veramente molto logico questa considerazione. Non altro. E quest'anno sono 100 anni della nascita del Milite Ignoto. E quindi parlare dei nostri soldati e dei soldati di tutto il mondo che soffrono di questa condizione della guerra mi sembrava una condizione logica. Non soltanto, ma perché anche perché normalmente si parla di eroi per i soldati che muoiono sotto le bombe, con la mitragliatrice, ammazzati all'arma bianca. Nessuno parla di quelli che sono morti, sono 160-170 mila soltanto di italiani e poi delle popolazioni civili di quel periodo che morirono di malattia, epidemia di colera, malaria, patologie nuove come il piede da trincea, va bene, che non è un piede da congelamento, ma un piede da immersione, oppure lo shell shock, che poi Totò ha ripreso nel bellissimo film Lo scemo di guerra, cioè questi poveri ragazzi sottoposti costantemente a bombardamenti, per la prima volta bombardamenti uno dietro l'altro, ore di bombardamenti in cui gli fracassavano gli orecchi, in cui vedevano i propri compagni saltare per aria e morire dilaniati, oppure finivano loro stessi sotto le macerie dove rimanevano mezzi morti per giornate intere fino a che non venivano estratti. Ecco, di queste persone si parla poco. Che similitudini ci sono? Immagino tante con il periodo che stiamo vivendo. Ci sono tantissime. Le pandemie hanno sempre una storia dietro e si portano sempre non solo un ricordo, ma dei grandi insegnamenti. Dico, non ci dimentichiamo che la Prima Guerra Mondiale, se andiamo a guardare le fotografie, specialmente negli Stati Uniti, vediamo che i controllori dei tram hanno la mascherina, che non fanno salire chi non ha la mascherina, che la polizia ha tutta la mascherina e che controlla che la gente abbia la mascherina e che sia il distanziamento sociale. Ecco, se noi impariamo dalla storia, la storia della medicina vi assicuro è un grande insegnamento e ci fa capire, per esempio, che questa pandemia non è che era prevista, ma ce l'aspettavamo. Ce l'aspettavamo quando era arrivata l'aviaria, poi quando è arrivata la prima SARS, poi quando è arrivata la MERS, quindi non è che questa era da... E non solo, ma la stessa pandemia della spagnola è un virus che nasce da una combinazione di geni che vengono di virus umani, animali e aviari, come a dimostrare che chiaramente anche questa pandemia da Covid non è stata una condizione che hanno inventato in un laboratorio, ma è la normale evoluzione dei nostri virus, che si intersecano tra loro, che frammiscono il loro RNA e quindi producono nuove strutture virali che chiaramente noi non conosciamo, su cui noi ci ammaliamo gravemente. È stato tra i primi a mandare i messaggi ai cosiddetti Novax, insomma, e che cosa si sente di dire oggi e che Natale ci dobbiamo aspettare, che feste ci dobbiamo aspettare, come ci dobbiamo comportare? Le chiediamo consiglio a distanza ormai di 2 anni, ma sono sempre preziosi. Ma io non ho niente contro i Novax. Eventualmente ce lo posso avere non tanto con quelle persone che si ritengono colti, i filosofi attuali che ce l'hanno con la dittatura sanitaria. I Novax sono quelli che non vogliono vaccinarsi perché la maggior parte hanno paura. E io ho a che fare con loro, con tante persone che esitano a vaccinarsi e che riesco a convincere settimana per settimana a vaccinarsi, una anche recentemente. Quindi il consiglio che do a loro è di guardarsi attorno, anche a questo livello, guardare chi sta morendo adesso, quanti Novax stanno morendo nelle rianimazioni, quanti Novax sono ricoverati con questa malattia così grave, così importante. Allora dico vaccinatevi, perché poi non dovete poi dire vacciniamoci quando avete superato la grave forma.
guardate di non andarci in condizioni gravi, chiaramente in ospedale, dico, perché chiaramente, dico, a questo livello, dico, si dice soltanto che voi soffriate, fate soffrire i vostri familiari e qualcuno di voi può morire, dico. Quindi il Natale che ci aspettiamo è quello di mantenersi chiaramente il più possibile lontano dal virus, anche quelli vaccinati, perché qualcuno si ammala ugualmente anche tra questi, anche se il rapporto è 9-1, 9 tra i non vaccinati e un vaccinato, se la morte è 16-1, 16 tra i non vaccinati e uno tra i vaccinati. La dimostrazione che ancora dobbiamo tenerci a distanza, anche perché vedete, stanno uscendo anche nuovi vaccini, il Novavax, i vaccini che hanno prodotto i cubani, dico, che sono sicuramente molto efficaci. Cuba è una dimostrazione chiara di come ci si comporta, hanno trovato i loro vaccini, da settembre hanno vaccinato tutta la popolazione, il 95% sono vaccinati, anche i bambini piccoli, non c'è più un caso di morte al giorno, solo qualche decina di casi, dico, tra la popolazione. Quantunque l'embargo americano, loro se ne sono altamente fregati dell'embargo americano, hanno continuato a lavorare, a produrre, insieme a chi? Ai nostri ricercatori torinesi, che sono là ad aiutarli a superare questa fase, anche perché loro, non ce lo dimentichiamo, nel lockdown del 2020 sono venuti a Torino e a Milano a darci una mano in un momento di grandissima difficoltà. Quindi quello è il sistema con cui dobbiamo comportarci, darci una mano vicendevolmente in un mondo che è sempre più difficile, dove è sempre più possibile andare incontro a queste condizioni.